Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovato in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, già ci arrivano le non è un problema, dai, facciamo così. Allora, stavo un attimo ragionando sul che cosa possiamo fare. Allora, abbiamo una mancanza assurda di generali e non abbiamo nessuno. No, qualcuno c'è. Cosa prendo? Ma ci mancano tantissimi generali. Ci manca gente un po' per qualsiasi situazione. Quindi direi che una delle possibili opzioni che abbiamo è quella di dichiarare guerra a degli stati piccolini che verosimilmente possiamo annettere rapidamente. E prenderci delle famiglie di quelle che sono all'interno. Stavo notando adesso anche la Macedonia è così per conto suo, senza. È alleata qualcuno e sta garantendo Odrisia. È garantita da Eraclea Ponti che Taulantia. No, direi che è proprio no. Però ci sono delle situazioni un po' più interessanti, magari, su cui possiamo mettere il nostro sguardo. Tipo allora, vedete, Decapolis è già il nostro vassallo, no? È un nostro vassallo. Ci mette. Uè, ci mettiamo 50 anni ad aggiungerlo? The fuck? Ma perché sono così lunghi da annettere i vassalli? Cioè anche vabbè, Dodecascoi non posso capirlo perché è enorme. Vabbè. Diplomatic Reputation più 0,10. Cosa abbiamo di Diplomatic Reputation? Ma è terribile che sia così brutto. Relation Integration speed più 0,25. Non è male questo. Farei un subjugative stance magari così. La pacing stance ci fa diminuire l'aggressive expansion e ci aumenta il relation cost. No, direi così questa qua. Questo costa più 10%. Ah, ogni volta che sotto lo stesso comando, cioè sotto lo stesso re lo abbiamo, diciamo, ci costa di più cambiare la stessa. Adesso cosa ci dice? 669 è già molto più veloce. E qua? Ci ha accorciato di 20 anni. E ci dura 30 e non 60. Quindi vuol dire che, oh, vassalli è molto poco interessante averne perché ci costano tantissimo. Allora, Nabatea è vassallo di Frigia. Giudea è vassallo di Frigia, quindi dovremmo picchiare la Frigia per questa situazione qua. Direi che ci conviene allora in questa situazione andare a picchiare o questi qua. In questa situazione, in questa zona, che ci sono vari che potremmo annettere con guerre consecutive. Oppure, altra opzione che stavo guardando era quella di prendere Mesopotamia Superior e Corduene, cioè entrare in guerra con loro. Ma sono mixate così tra di loro? Sì. E niente, prendercele. Prendercele in entrambi i casi non dovrebbe essere una cattiva idea. Allora, di armate tanto ne abbiamo parecchie, non dovremmo avere problemi. Intanto faccio un Thrahan War su Arrakos. Ok, ci hanno lasciato Arrakos, ottimo. Ogni tanto ci lasciano un pezzetto del loro territorio. Ci sta. Niente, allora facciamo che fare un
Qua il problema è che queste guerre sono molto molto pericolose per il fatto che ci costa tanto manpower per l'attrito. Alessandria continuano a morire. Ci sono delle famiglie scornate, Vaisali e Zotticidi. Vabbè, allora prendiamo delle... No, questo Stratos ha comandante, sì. Questo Stratos ha un comandante, sì. Oh, questo no, ci serve questi là, quello ci serve questi là, questo ci serve questi là. Ah, di qua qualcuno potremmo forse spostarlo. Dove abbiamo le nostre armate? Allora, ne abbiamo parecchie qua. Abbiamo quattro armate là che sono pronte per un'invasione eventuale di Tracia e Frigia, che però non vedo come così imminente. La Tracia com'è che è messa? 73 coordi, ma tantissimi soldi. Sarebbe una guerra comunque difficile. Quindi direi di no. Tra l'altro ho visto che Cipro si è espanso parecchio in questa zona, ma non siamo interessati in questo momento, eh? No, non credo. Ah, e questi qua sono sempre dei... alleati con Arados. Che quello è lassù. Alleato con Biblos. Garantito dall'impero Seleucide, no, un guaranteed. Qua invece è una lega difensiva con Arados, ma non è garantita nessuna Biblos. Potremmo mangiarceli facilmente magari questi due. Qua invece questo è sotto la Frigia. Allora, quindi questi due direi che il prossimo passaggio è quello, per forza. Tanto abbiamo questi 20.000 che ci stanno, questi 21.000 qua che ci stanno, questi mercenari. Ma mentre invece di altre truppe nostre, che cos'è che abbiamo? Abbiamo queste qua e basta. Queste sono le navi. Abbiamo queste 23.000 qua. Sono uno da 20 e uno da 3.000. Allora, quello da 20.000 facciamo che muoverlo intanto, lo portiamo in questa direzione per eventuale guerra futura. Direi di sì. Perché qua è molto più costoso tentare un'espansione, quindi ci penseremo poi magari in seguito se non abbiamo altre situazioni migliori. Perché l'attrito è davvero molto, molto, molto forte. Vediamo se c'è una zona... Cioè, a che punto finisce quel... qua inizia a essere un pochettino più fattibile qua sotto, però tutta quest'ultima zona di Tamud è brutto. Cioè, c'è ancora... parecchio qua no, è tranquillo. Beh, era questa la parte peggiore, quindi no, potremmo effettivamente valutare anche quella. Però visto che dobbiamo espanderci in questa zona se vogliamo ricostruire l'impero di Alessandro Magno, è meglio combattere verso quella direzione, ecco. Allora, quindi facciamo che muovere le nostre truppe per prepararci alla situazione. Boh, vada. Questo è un 12, loro hanno un 9, ok, potrebbe essere... in bilico il discorso, ma vediamo. 9. Oddio, chi è questo? Delle truppe a Leontopolis. Allora, qua ci manca un governatore. Mettiamo lui. Dov'è che è Leontopolis? Oddio. C'è un generale che si è completamente ribelle. Outraged family? Perché? Oh, crebbio. Questo può essere un problema. E oh, al momento teniamoceli così, sperando che lui muoia prima o poi.
A 58 anni non è una situazione buona quella in cui ci troviamo. Ah, basta con tutta sta gente che continua a chiederci dei soldi. No, allora dammi questo. Oh, il 17° Stratosso sta andando in là. Ma qua ci sono delle. Ci sono delle strade qua. Chi ha fatto queste strade? Da Memphis fin qua? Fin qua. Ma c'erano forse già la partenza, sì, queste strade, può darsi, sì. Facciamo che li mandiamo qua questi prima, come prima cosa. Così questi li teniamo in questa zona. Vada, dai. Allora, qua no, dobbiamo dichiarare guerra su Biblos. Covert action, fabricate claim. Ok. Non possiamo minacciarli di guerra perché tanto comunque non abbiamo possibilità di farci dare qualche territorio. L'unico territorio è la loro capitale, quindi. Allora, fin tanto che arrivano gli altri. Ah, ok, ci sono quasi. Allora, vediamo se c'è qualche generale che ha qualche senso. Sì, lui, ma ha un po' di lealtà. Sì, ne guadagna 0,15. Bene. Ci sarà importante tutto ciò. Come sono messi invece in quanto a truppe questi due staterelli qua? Allora, 5 la Mesopotamia Superiore, 4 la Corduene. Ok. C'hanno però abbastanza soldi, eh. E abbastanza manpower. Ma davvero comunque la Mesopotamia Superiore non ha niente di. Questo cos'è? Ah, c'è una rivolta! Ecco perché è così piccola. Ma è garantita da Caduceo, io che non so chi sia. È alleata con Corduene. Non è garantita difensiva contro Corduene con Caucasi. Eh? Caucasi Kiberia. Caucasian Iberia. Ok. Quindi se dovessimo dichiararci guerra, entrerebbero Corduene, Caucasia in Iberia e Caudiusio. Potrebbero entrare Comisene e Sofene. Comisene e Sofene. Sofene a Diabene e Comisene dovrebbe essere da questa parte sempre, boh. Vabbè, comunque sarebbe una discreta guerrettina comunque. A Comisene qua. Ma ci può stare. Cioè dobbiamo portare tutte le truppe in tal caso. Altrimenti andiamo contro la Frigia, boh. Però non ci aggiunge delle nuove truppe. Take North Phoenicia. Esatto. Vada. Allora, andate qua. Andate qua. Vediamo un po' la situazione com'è. Allora, quelli li abbiamo pizzicati benissimo. Ma gli altri sono spariti, quindi ci teniamo un attimo la situazione qua. In stallo, diciamo, sono andati là i Biblos. Sono passati quasi 20 minuti di video e ancora non abbiamo fatto niente loro. Com'è? Scusate, com'è che hanno occupato questo? Ah, per il forte, perché questo è un forte. No, è finita la guerra civile di Tamud, vabbè. Andiamo ad andare là, piuttosto libera Brokoi.
Broccoli qua, la città dei broccoli. Non venire là che ti prendi solo dell'attrito a caso. Please, non venirci. Ci prendiamo solo attrito, non nessuno dei due lo vuole. Le nostre navi dove sono in questo momento? Sono là. Beh, nulla ci costa di... ci sono dei pirati? What? Sì. Sono dei pirati in questa zona. Managgia se va a scatti, managgia se va a scatti. Non vedo l'ora di provare la versione con l'update. Non ho ancora mai aggiornato il gioco da quando è uscito. Però sarà davvero necessario farlo presto o tardi. Retreat delay, starting experience, citizen promotion, build time. Ok, aspetta un attimo che vediamo. Li abbiamo distrutti tutti, sì. Ottimo, allora adesso andiamo qua. Ok. Stiamo vedendo le cose. Recruit mercenary cost, tribute income, all triumph cost, diplomatic range, sacrifice to the gods. No, niente di particolarmente interessante. Retreat delay potrebbe essere interessante, ma non così tanto da spenderci. Non ci è mai capitato di doverci ritirare, cioè quando abbiamo perso, fine. Sono andate via le navi? Sono andate via, sì. Vi ho detto che potevate starvene a casa, porca miseria, invece no. Ah, stanno facendo il giro quegli altri. Le abbiamo pinzate, sì. Così abbiamo un blockade dal nostro punto di vista e sarà buono. No, vediamo se quello ce lo piglia. Ok, ottimo. Una ad Alexandria, ottimo, sta già morendo di fame. Cos'è questo? Chiedono di migrare. Ma sì, non è un problema. Da Kipsera, scusa un attimo. Chi è Kipsera? Scusami, questa. Plotinopoulos. Ah, se ne vanno via? Va, facciamo così, dai. Giusto per non dare quattro tizi al nostro rivale alla traccia. No, grazie, dai. Ah, se riusciamo a pigliarci questo, siamo a posto. E dovremmo riuscire a prendere sia le famiglie di Arados che di Biblos. Oh, la sedia di Gebel l'abbiamo vinto. Ok, allora ottimo. Chiediamo la pace a questi ragazzi. Chiedendo entrambi. Cosa ci dà? Niente di aggressive expansion praticamente. E chiediamo anche tutti i soldi del mondo, tanto non ci cambia niente. Allora, ecco. Prendiamo un po' di gente. Ha 22 membri, 17 membri. Hanno parecchia.
Ok, allora la nostra basilissa avrà perso molto di popolarità, sì. Però abbiamo preso 8 famiglie nuove. Per cui adesso dovremmo avere dei generali un pochettino migliori, mi auguro. Sì. Allora, questo qua se un altro aumenta. Ci sta. Questo aumenta. Sì, abbiamo un po' di gente. Oh, Deo grazie. Oh, alleluia. Avremo un sacco di Scarlet Family in questo momento. Sì, però, beh. Pian pianino. Allora, vediamo un attimo di sistemare le nostre Scarlet Family. Vai, vai. Allora, abbiamo Vaisari, Gera Strategy. Ah, questi sono molto importanti, quindi me ne terrei uno. Ah, uno in realtà lo metterei a quello che è lassù con solo il generale di livello 4. Questo. Ah no, che però sono dei mercenari. Questi altri qua invece, scusatemi. Questi hanno lui che è solo 4. Facciamo che. Ups. Facciamo che cambiarglielo. E mettiamo lui, che ci sembra un buon generale comunque in tutto questo. Così magari sono un po' meno Scorned Family. Poi nel quarto stratosso invece qua ci mettiamo un generale che non è che debba essere la fine del mondo, no? Allora, cerchiamo uno. Vabbè, anche 8 ci sta, dai, ne abbiamo un sacco con 8. Gli Aenelid sono scornati, sì. Quindi vai tu. La morale delle armate però non è altissimo. Ah, ci sta, sono solo dei barbari. Allora, qua ci mettiamo. Chi è che è scornato ancora? Metallid sono scornati, sì. Questo è molto corrotto però. Ah, ci può stare, dai. Ok, qua prendiamo anche della gente. Allora, gli Aenelidi sono scornati? No. Vaisari, Zoiticid, Mattanid. C'è un Mattanid qua, li prende? No, li perde. Bahalnid sono scornati, ma quello è corruttissimo. Mettiamo questo. Ok. Ah, in questo ce ne va uno un pochettino più importante, direi. Tipo questo qua ci sta, guadagna 0,5, non è troppo corrotto. Vada. Vaisari, Zoticid, Mattanid. Vaisari, Zoticid e Mattanid. Qui c'è un Mattanid, ottimo. Vada per lui. 14° Stratos, questo qua che è anti-barbari, non ce ne serve uno potentissimo. Vediamo se qua. Vaisari o Zoticid. Quello è il primo dei Vasari o Zoticid che ci viene qua proposto. Non c'è nessuno? Scusate, non c'è nessun Vasailido Zoticid. Cioè, questo va solo uno, scusate. No, 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 no. Se non ce ne sia uno migliore. Eh no, sembra di no. Oh, mettiamo questo. Quanto. No, ma perde lealtà, non posso mettere lui. Allora, guardiamo un attimo. Characters, le famiglie. Allora, Vairali e Zoticid.
Ma sono solo, ne hanno solo una persona. Questo è buono, oratore quel che è. Questo non è male come militare, però devo dargli la cittadinanza. Vero? Non è cittadino, ma vuole arrivare al governatorato. Ma sì, caro mio, ma tu sei no. Qua abbiamo bisogno di uno. Potremmo metterlo come piproxeno, l'altro? Chi è che era il Zoitici? No, il Vaisali, che è 9. Però perde. Ah, perché è Scorned Family, in realtà. Se lo mettiamo là non dovrebbe perdere, dovrebbe guadagnarne. Facciamo così. E c'è solo più il Zoticid, che però non so dove cavolo metterlo, perché qua non lo vuole. Non lo posso mettere. Ah, però devo aspettare che passi il tempo perché era assegnato ad un'altra armata. Ma non l'ho mai avuto assegnato ad un'altra armata, in realtà. Ah, no, forse sì, l'ho tolto e quindi per metterne un altro. Vabbè. Niente, detto questo, lo sistemeremo appena possibile. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Imperator Rome. Ciao a tutti.